In Amendolara sono alcuni luoghi iconici entrati nella storia sociale del paese, ma purtroppo tralasciati dalla memoria collettiva, la quale frettolosamente ha rimosso ricordi intrisi di povertà, abbandono, miseria, bisogni irrealizzati che hanno spinto all'emigrazione dapprima in Argentina, poi in Europa. Diciamo che questo passo è stato compiuto dai più coraggiosi dei nostri concittadini. E per capirlo, vi invito a condividere i miei video dedicati all'emigrazione storica degli amendolaresi. Uno dei luoghi iconici dimenticati, di cui le giovani generazioni ignorano il ruolo storico, è il Furchio, meglio noto nella tradizione e nella lingua amendolarese come Furchi, che vediamo in questa immagine e nelle successive. Locuzione, preceduta dall'articolo determinativo della lingua amendolarese U, quindi U Furchi. Non è altro che un passaggio coperto, anche breve galleria, in un'architettura formatasi spontaneamente col passare degli anni nel centro antico del paese, per unire due punti diametralmente opposti e consentire di evitare lunghi percorsi. In pratica è caratterizzato da una strettoia ricoperta da volta a botte. All'esterno è presente un arco rampante definito da Opus Latericium. La via fu creata nell'evolversi di un'architettura spontanea per facilitare il passaggio dei molti abitanti del centro antico, i quali, fino alla prima metà del secolo scorso, si recavano in chiesa e/o in piazza. Infatti, il percorso sbocca lateralmente alla chiesa madre e svoltando a destra ci si può recare in piazza oppure accedere immediatamente in chiesa attraverso il portale principale. L'auspicio è che questo scorcio incontaminato rimanga almeno così come l'ho ritrovato alla data del 30 aprile 2024. E non venga vandalizzato da una pretesa interpretazione di qualunquista modernità, con improbabili e indelebili decorazioni natalizie che hanno già deturpato e ferito altri spazi del centro antico di Amendolara. Piuttosto, lo spazio esaminato andrebbe utilizzato in prospettiva turistica, presentando il passaggio come vinella più stretta del paese, ricca di vita quotidiana, a sfondo sociologico, tipica della prima metà del secolo scorso. Altri video, mai remissivi e accomodanti, ma con spirito costantemente critico e costruttivo, dedicati alla crescita e sviluppo di Amendolara, in piena libertà individuale, oltre gli schieramenti politici, saranno a disposizione di chi crede nella palingenesi del paese attraverso il metodo da me perseguito con tenacia. Continuiamo ora ad osservare questo video che ci condurrà davanti al portale della Chiesa Madre dedicata a Santa Margherita. Un saluto amichevole e cordiale da Rocco Turi.